Maria, la madre di Gesù, una delle figure religiose più conosciute ed amate. La sua storia è nota in tutto il mondo. È stato scritto che partorì in una stalla a Betlemme un figlio che sarebbe diventato famoso come il Messia. Ora, nuove prove storiche hanno suggerito che Maria potrebbe aver condotto una vita molto diversa da quella della donna che credevamo di conoscere. Ma sebbene il personaggio della nostra storia sia molto umano, la sua vita fu altrettanto eccezionale quanto quella della Divina Maria. Palestina, 4 a.C. Una zona depressa dell'impero romano, prevalentemente ebraica. Parti della regione erano governate direttamente dai romani dalla capitale della Giudea, Gerusalemme. Qui siamo a Nazareth, un piccolo villaggio in una zona remota chiamata Galilea. Ha una popolazione inferiore a 400 persone. E tra di esse vi è una donna destinata a diventare una delle più famose che siano mai esistite. Tra pochi giorni rimarrà incinta di un figlio che cambierà il mondo. Per milioni di cristiani si tratta di una figura miracolosa, adorata in quanto strumento attraverso il quale Dio è sceso sulla terra. Ma questa sua immagine ci viene tramandata dal Medioevo. La donna reale era molto differente. Questa è Maria, la futura madre di Gesù. È una ragazza così diversa dalla Maria che conosciamo. Da dove arriva? La migliore fonte storica su Maria è lo stesso Nuovo Testamento. Ma anche qui i dettagli personali su di lei sono scarsi. Ci sono frammenti su Maria nel Nuovo Testamento, piccoli pezzi e stralci, che credo possano essere messi insieme per ricreare la sua storia. Alcuni di essi arrivano da vari Vangeli. Ma c'è un grosso problema con questi racconti dei Vangeli. Matteo ci dice alcune cose, Luca ce ne dice altre, Marco non ci racconta un granché, Giovanni ci fornisce ancora altre informazioni. Non si tratta di una grande storia coerente che ci narri dalla sua nascita alla sua morte. Lo stesso fatto che si trovi nel Nuovo Testamento è significativo. Si tratta di testi che ci narrano di Gesù e della nascita della Chiesa. Non ci sarebbero validi motivi per parlarci di Maria. Forse ciò significa che c'era qualcosa della sua personalità, della sua vita, che ha veramente impressionato i primi narratori di queste storie? Non è solo per la cristianità che Maria riveste una posizione tanto importante. È l'unica donna menzionata per nome nel Corano, il libro sacro per la fede islamica. Ma nonostante tali riferimenti nella Bibbia e nel Corano, non è poi così facile mettere insieme tutti i frammenti della sua vita leggendo tali testi sacri. Maria proviene da un tempo e da un luogo in cui la storia non veniva registrata come oggi. Ma di recente, le scoperte archeologiche in Terra Santa stanno contribuendo a tracciare un'immagine sorprendentemente dettagliata della sua vita. Stiamo cominciando a trovare oggetti reali, pettini, ossa, monete, lance. Da tutte queste varie fonti ci stiamo costruendo un'immagine e ciò è molto importante. Ora siamo in grado di ricostruire come si svolgeva la vita, com'era Maria, che aspetto aveva, come si vestiva. Possiamo immaginare tutto ciò. Ma come furono gli inizi della vita di Maria? Cosa possiamo scoprire su questa piccola bambina? Molti trovano difficile pensare a lei se non come a una donna senza tempo, la sua figura tradizionale. La sorpresa maggiore è che il suo nome non sarebbe affatto stato Maria,
Maria è la versione italiana. Si sarebbe dovuta chiamare Miriam o Mariami. Era un nome molto comune nel primo secolo. Circa una donna su tre si chiamava Maria. E quale lingua parlava? La risposta può essere trovata nella stessa regione ai nostri tempi. Qui vivono le ultime migliaia di persone che parlano l'antica lingua aramaica. Questa era la lingua di Maria e di suo figlio. Quindi era una bambina chiamata Miriam, uno dei nomi più comuni del tempo. Ma non si trattava di un periodo facile, specialmente per le ragazzine. Nel giudaismo, come in molte società antiche, le donne erano in realtà considerate come persone di livello inferiore. Sotto molti punti di vista non avevano gli stessi diritti. Avevano un ruolo scarso nei rituali religiosi. Raramente si udiva la loro voce. E comunque lavoravano duramente. Fin quasi dall'età in cui fu in grado di camminare, Maria apprese da sua madre i compiti che avrebbe assolto durante tutta la sua vita. Tra di essi non figurava né leggere né scrivere. Le donne del tempo erano quasi certamente analfabete. Anche gli abiti erano diversi dall'immagine tradizionale di Maria. Il fazzoletto di seta blu è divenuto il simbolo della donna serena e pura, venerata dai credenti. È altamente improbabile che Maria possa aver indossato abiti di seta blu, come suggerisce l'immagine tradizionale. Sia il colore blu che la seta erano strettamente limitati alle classi ricche, delle quali Maria non faceva parte. Infatti nessun benestante avrebbe mai abitato a Nazareth. Si trattava di un villaggio molto povero. La vita quotidiana di Maria era dura e ripetitiva. Fuori di casa, la vita era tutto fuorché prevedibile. Quelle terre erano occupate dai romani. Maria, da bambina, era un'ebrea che viveva in un mondo strettamente controllato da un despota imposto da Roma. Questo era odiato dagli ebrei più esasperati. E di tanto in tanto la situazione esplodeva. Quando il re Erode morì, il paese piombò in un periodo di caos. I rivoltosi locali colsero l'occasione per insorgere contro gli oppressori e vi fu una sommossa. La risposta dei romani fu pronta e spietata. Maria deve aver assistito alla fine del regno di Erode il Grande e all'arrivo delle legioni romane in Galilea per mettere fine alla rivolta. Sappiamo dalle opere dell'autore ebreo Josephus che essi incendiarono molte città, uccisero molte persone e ne ridussero altre in schiavitù. Moltissime donne persero i loro mariti, molte donne persero i loro figli. E quindi Maria conosceva per esperienza diretta simili perdite e la brutalità della quale erano capaci i romani. Gli ebrei di tutta la regione trovarono conforto nella fede e nelle sue scritture segrete, nelle quali una profezia parlava di un re guerriero che avrebbe sconfitto i romani e li avrebbe liberati.
Abbiamo molti scritti che si riferiscono alla venuta di un Messia. Abbiamo libri di salmi scritti più o meno all'epoca dell'infanzia di Maria che trattano di un re Messia che sarebbe arrivato e avrebbe conquistato Gerusalemme realizzando i sogni degli ebrei. La Galilea era in grande fermento, ma Maria stava per sperimentare problemi di natura più personale. Stava crescendo e la gente lo notava. Ancora oggi il passaggio dall'infanzia alla maturità può rappresentare un momento difficile. Allora lo era ancora di più. Le ragazze erano sottoposte ad una sorta di esame. Tale esame serviva a determinare se si trovasse già nella pubertà, se avesse già sviluppato i seni, se avesse già il pelo pubico. Ciò era molto importante. Questo esame rappresentava un passaggio decisivo. Una volta stabilito che fosse una donna, una ragazza avrebbe potuto sposarsi. La ragazza passava dall'infanzia all'età adulta. Ci sono molte probabilità che prima ancora di entrare nell'adolescenza, Maria fosse già fidanzata. Ricordate che il matrimonio era un contratto, non una parentesi romantica della vita. Se Maria fosse stata tratta da qualche altro ragazzo, tanto peggio per lei. È improbabile che l'amore abbia giocato qualche ruolo nella scelta del suo futuro marito, Giuseppe. Il Vangelo afferma che fosse un falegname. È piuttosto probabile che Maria non fosse particolarmente colpita da quest'uomo più vecchio di lei. Il suo matrimonio, come molti dell'epoca, fu una transazione negoziata in tenera età. Le ragazze in Palestina si fidanzavano presto. Qualunque età, a partire dai 12 anni, era considerata normale e adatta. Le ragazze e le donne erano considerate oggetti di proprietà dei padri, dei fratelli e dei mariti. Maria non deve aver avuto molta voce in capitolo nella scelta di suo marito. Nazareth era solo un villaggio, ma lei potrebbe anche non aver conosciuto affatto Giuseppe. Il padre di Maria aveva probabilmente decantato a Giuseppe la buona salute della figlia, le sue abilità domestiche e il suo duro lavoro. Ma la dote più importante di Maria era la sua verginità. Nel contratto matrimoniale, le spose vergini valevano il doppio delle donne che non lo erano o delle vedove. Mariti e padri volevano essere certi del fatto che i figli fossero veramente loro. Così, improvvisamente, Maria veniva data ad un uomo e poteva diventare madre. È difficile immaginare quanto la cosa fosse traumatizzante. Dopotutto era poco più che una bambina. Almeno Maria aveva un anno per abituarsi all'idea di sposarsi e non era la sola a trovarsi in quelle condizioni. Presto o tardi, il giorno del matrimonio sarebbe arrivato. Alla fine del fidanzamento, prima di vivere insieme, la ragazza veniva portata in processione dalla sua casa, quella di suo padre, a quella dell'uomo che stava per sposare. La processione era molto allegra, vi era tantissima gente. Lei veniva trasportata su una portantina, magari di notte al lume di candela. Ma questa cerimonia non era necessariamente gioiosa per tutti. Le ragazze che avevano sempre abitato presso i loro genitori avrebbero ora vissuto presso una famiglia sconosciuta. E non rimarrei sorpresa nello scoprire che molte di esse piangessero. Che la ragazza fosse o meno felice non aveva importanza. Il fatto sostanziale era che fosse considerata pura. Le vergini andavano alla processione matrimoniale con i capelli sciolti al vento, di modo che tutti potessero vedere e ricordare che era vergine quando quel giorno era entrata nella casa del marito. Ma questo non fu il destino di Maria. La sua vita era cambiata in maniera drammatica. Come Maria sia potuta rimanere incinta è stato lungamente discusso. Ma si tratta di una questione di fede. Comunque sia accaduto, la sua vita cambiò radicalmente.
le conseguenze di questi eventi si sarebbero ripercosse a migliaia di chilometri di distanza. Avrebbero cambiato la storia di paesi che non aveva mai sentito neanche nominare. La religione sarebbe stata rivoluzionata. Per molti credenti, il fatto che Maria possa essere rimasta incinta senza perdere la virginità è semplicemente un miracolo. Il più potente di tutti gli angeli fu inviato dal cielo, dal trono di Dio, ad una giovane, fidanzata ad un uomo. Gabriele le dice: sei stata scelta. Lei è decisamente sconvolta. Come può essere? Dice. E Gabriele le spiega che lo Spirito Santo scenderà su di lei e Dio agirà misteriosamente per farla rimanere incinta senza l'aiuto di un uomo e che diventerà la madre del Messia. Crederci o meno è una questione di fede. Anche i cristiani dissentono riguardo al significato della storia. Dovremmo interpretarla alla lettera, simbolicamente o metaforicamente? I cristiani sostengono tutte e tre le teorie. Perché la gente non ritiene che sia un fatto storicamente accertato? Innanzitutto non viene menzionato nei Vangeli di Marco e Giovanni, né nelle lettere di San Paolo. Secondariamente, le versioni che ne danno Matteo e Luca sono molto differenti. Sembra che la storia di una nascita da una vergine sia stata aggiunta al testo in seguito. È solo con i Vangeli di Matteo e Luca, che probabilmente furono scritti alla fine del primo secolo, che sentiamo parlare di una nascita da una vergine. Alcuni studiosi ritengono che il miracolo della Vergine partoriente sia una storia aggiunta dai credenti dopo la morte di Cristo. Su un aspetto i Vangeli sono molto chiari. Maria è solo formalmente fidanzata con Giuseppe quando rimane incinta. E vi è anche un accenno al fatto che alcune persone del tempo ritennero che il bambino di Maria fosse illegittimo. Ciò che è interessante è che alcuni oppositori di Cristo nel Vangelo di Giovanni dicono: noi non siamo nati dalla fornicazione, non siamo illegittimi, forse implicando così che Gesù lo fosse. In altre parole, forse questi oppositori di Cristo nel Vangelo di Giovanni ritengono implicitamente che egli sia nato da genitori illegittimi. Se Maria fosse stata messa incinta da un altro uomo, sarebbe stata terribilmente in pericolo. Tanto per cominciare, suo padre si sarebbe infuriato. La sua reputazione sarebbe stata distrutta. Avere un figlio fuori dal matrimonio avrebbe macchiato la reputazione della donna, che certamente aveva avuto rapporti sessuali con chi non avrebbe dovuto. E anche se il fatto fosse stato semplicemente una diceria, ciò sarebbe stato sufficiente. La furia del padre poteva portare ad una fine tragica. La vita della figlia era appesa a un filo. Questa ragazza è seriamente in pericolo. Potrebbe essere lapidata. Osservando la vita con gli occhi di questa ragazzina terrorizzata, la realtà sembra diversa. Maria si trovava in una posizione molto pericolosa. In quanto al suo fidanzato, Giuseppe avrebbe potuto farla esiliare o perfino giustiziare. Ma perché non lo fece? Un Vangelo dice che un angelo venne da lui dicendogli che il bambino proveniva da Dio. Giuseppe, che era un bravo uomo, decise di non ripudiarla, né svergognarla, ma di sposarla. Ciò solleva una serie di interessanti domande. Cosa aveva in mente il marito di Maria? C'è una teoria molto controversa del secondo secolo che potrebbe spiegare l'indulgenza di Giuseppe nei confronti di Maria, ma è alquanto avversata. Ci sono ebrei che affermano che ciò che accadde in realtà è che Maria fu vittima di uno stupro
e ci viene anche detto il nome del soldato romano colpevole di tale stupro. Il soldato si chiamava Pantere. Ma una simile idea è minimamente ipotizzabile? Quello di Pantera è un caso interessante perché gli appare in vari documenti del secondo secolo e per molto tempo si è pensato che si trattasse di una maldicenza. Ma poi fu scoperta la pietra tombale di un certo Pantera, soldato romano di quell'epoca. Quindi adesso si comincia a dire, forse, dopo tutto, l'idea non è tanto pazza. Se Maria subì veramente le violenze di un soldato romano, questa potrebbe essere la ragione per la quale Giuseppe le permise di vivere. Ebbe pietà di lei. Fu dunque opera di un soldato romano? È concepibile? Sì, immagino di sì. È probabile? Io credo di no. C'è un'altra spiegazione per la storia. Io credo che questa storia sia stata una calunnia anticristiana creata nel secondo secolo. Non credo che abbia alcun valore storico. Per milioni di credenti di tutto il mondo, le speculazioni su chi fosse il padre del bambino sono inutili. Per loro si tratta di un miracolo. Opera di Dio. E qualunque sia la verità, Giuseppe protesse Maria, la quale sopravvisse e partorì un figlio famosissimo. Ma dove? Molti sono cresciuti ascoltando la storia che Giuseppe dovette portare Maria da Nazareth a Betlemme per un censimento. Quando arrivarono, non sapevano dove andare. Così Maria partorì il suo bambino in una stalla. È una scena così legata al Natale che è difficile credere che non sia mai accaduta. Ma i Vangeli di Matteo e Luca descrivono il viaggio a Betlemme in termini completamente diversi. Per Matteo, la Sacra Famiglia abitava già lì, mentre per Luca erano di passaggio per tornare a Nazareth per un censimento. La difficoltà sta nel fatto che non ci sono prove di un grande censimento avuto luogo all'epoca. Sembra quasi che Luca cercasse una scusa per spostare Maria e Giuseppe dalla loro casa di Nazareth a Betlemme. E perché poi Betlemme? Cosa dicono gli studiosi? Che l'averlo fatto nascere a Betlemme deriva dal tentativo di dimostrare che lui fosse il Messia, poiché il Messia doveva essere di Betlemme, la città di Davide. Dunque si direbbe che gli autori dei Vangeli lo vogliano nato a Betlemme in quanto lo considerano come l'erede di Davide. E la stalla? Anche qui i Vangeli contengono racconti contraddittori. La tradizione natalizia vuole che Cristo sia nato in una stalla, con il bue accanto e i pastori che gli rendevano visita. Ma ciò è solo nel Vangelo di Luca. La storia di Matteo è piuttosto differente. Secondo lui, Gesù nacque a casa e più tardi ricevette la visita di alcuni saggi venuti da Oriente. A parte il fatto che questa è certamente la parte più struggente della storia tradizionale, probabilmente non conosceremo mai le vere circostanze della nascita di Gesù. Ma sappiamo che Maria si era trasferita a casa della famiglia di Giuseppe prima di questi eventi. A questo punto erano diventati ufficialmente marito e moglie, anche senza una formale cerimonia matrimoniale. Credo che fosse molto difficile per una ragazzina di 12 o 13 anni compiere il passo di allontanarsi dalla propria casa familiare e andare a vivere con la famiglia di quest'uomo che conosceva appena. Trovandosi improvvisamente in un ambiente estraneo, magari con una suocera con la quale non andava d'accordo. Credo fosse molto difficile per una ragazza. E come se lasciare la sua famiglia non fosse già abbastanza traumatico, Maria doveva anche affrontare un parto imminente. Ah!
Partorire, soprattutto il primo figlio, era per una ragazza una delle esperienze più pericolose. Era doloroso e rischioso. Il parto era la causa di morte di una donna su 50. Vi erano levatrici che assistevano le partorienti e cercavano di alleviare il loro dolore quanto possibile, ma a quei tempi esse si limitavano a vedere uscire il bambino e aiutavano come potevano. Nonostante l'assistenza delle levatrici, erano momenti terribili. Non sapevano se la ragazza a questa età fosse in grado di partorire, se la sua pelvi fosse abbastanza larga, se sarebbe morta o meno. Maria partorisce un maschio. In un certo senso, la sua condizione è migliorata. È un'ebrea che ha partorito un figlio maschio. È Maria, la madre del maschio, chiamato Gesù. Come tutte le madri, Maria ha bisogno di tempo per adattarsi alla sua nuova vita. Ma non poté permetterselo. Maria e Giuseppe dovevano fuggire per salvare la vita del piccolo. Secondo il Vangelo di Matteo, quando il re Erode venne a sapere della nascita di un messia, ordinò il massacro di tutti i bambini di Betlemme al di sotto dei 2 anni. La Sacra Famiglia, insieme a molti altri, fuggì in Egitto. Sebbene fosse una meta conosciuta per i rifugiati del tempo, questa importante storia appare solo in uno dei Vangeli. La difficoltà è che, sebbene la storia di ciò che Erode fece è assolutamente vera, Matteo ha una buona ragione per raccontarcela. Alcuni studiosi ritengono che Matteo volesse mostrarci Gesù un po' come Mosè nel Vecchio Testamento. Così, usando la fantasia, egli crea da questa profezia la storia di Gesù che va in Egitto, in modo da poter dire: Dio chiamò suo figlio fuori dall'Egitto. Ed anche questa profezia dimostra che Gesù è il Cristo. Come la storia della nascita di Gesù a Betlemme, la sua fuga in Egitto sembra essere più una leggenda che un fatto reale. Crescendo il suo bambino a Nazareth, Maria entrò ben presto nella routine del lavoro di tutti i giorni. Col passare degli anni, Maria acquisiva sempre maggiore consapevolezza del suo ruolo. Sebbene legalmente fossero gli uomini a detenere il potere, sotto molti punti di vista la donna era considerata il vero nucleo della famiglia. Maria avrebbe presto avuto un aiuto in casa. Gesù divenne il figlio maggiore di una famiglia in crescita. Secondo alcuni racconti del Nuovo Testamento, Maria diede a Giuseppe altri 4 figli e almeno 2 figlie. Se Gesù era un fratello maggiore responsabile, ci si sarebbe aspettati da lui che aiutasse a tirar su il resto della famiglia, perché in una grande famiglia c'è tanto lavoro da fare. E Gesù avrebbe dovuto occuparsi di fratelli e sorelle, come in tutte le società tradizionali. Forse Maria non ebbe altra scelta che sposare Giuseppe, ma sebbene non sia specificato nella Bibbia, si ha l'impressione che egli fosse un padre buono e comprensivo. Secondo la tradizione, Giuseppe era più anziano di Maria quando la sposò. In un contesto in cui un uomo raramente poteva superare i 45 anni, doveva accadere l'inevitabile.
Le ultime notizie su di lui risalgono a quando Gesù aveva 12 anni. Più avanti i Vangeli parlano solo di Maria, di Gesù e dei fratelli e delle sorelle di Giuseppe, sottintendendo pertanto che Giuseppe fosse già morto quando Gesù cominciò a predicare. In quanto a sua moglie, Maria avrebbe dovuto preparare il suo corpo per la sepoltura. Una volta morto, il corpo era affidato alle donne, che lo lavavano attentamente e amorevolmente, lo spalmavano con oli e poi lo ricoprivano con vesti o coperte. Il dolore per la perdita del marito era solo una delle sue preoccupazioni. Le vedove erano sempre considerate l'elemento più debole della società, poiché erano donne senza alcuna protezione legale da parte di un uomo. Ancora una volta, la vita di Maria sarebbe stata sconvolta. Come nuovo capo famiglia, la prima responsabilità di Gesù sarebbe stata quella di condurre la processione funebre di suo padre. Anche la sua vita era cambiata. Gesù, in qualità di figlio maggiore, si sarebbe dovuto assumere la responsabilità della famiglia, avrebbe dovuto provvedere economicamente ai suoi bisogni e avrebbe dovuto occuparsi di sua madre. Maria, che era sempre dipesa da un uomo, si trovava ora a dipendere da un altro. I Vangeli narrano che per i 10 anni successivi Gesù svolse coscienziosamente il suo ruolo di capofamiglia. La Bibbia ci racconta che talvolta aveva rappresentato una preoccupazione per Maria. Una volta da bambino si era anche perduto nel Tempio. Queste preoccupazioni stavano per ripresentarsi e terminarono con la perdita del figlio da parte di Maria. Sembra che improvvisamente, in età già matura, Gesù iniziò a vivere in un altro modo. Intorno ai 30 anni, Gesù iniziò a viaggiare lontano dalla famiglia. Il senso della giustizia lo aveva avvicinato alla preghiera. È facile immaginare che Maria non fosse felice di questa vocazione di suo figlio. Forse non dovrebbe sorprenderci il fatto che Maria e altri membri della famiglia fossero preoccupati per la vocazione di Gesù. Si viveva in tempi molto mutevoli e sappiamo dalla storia che vi erano stati altri casi di uomini giustiziati in quanto rivoltosi, agitatori, predicatori e così via. Secondo Maria, suo figlio avrebbe dovuto occuparsi di cose ben più importanti. Penso che sentisse che suo figlio non stesse prendendo le responsabilità della famiglia abbastanza seriamente e la cosa la contrariava molto. Durante il primo secolo d.C., la Galilea era piena di predicatori ambulanti. Predicavano tutte le scritture ebraiche, ma Gesù si distingueva. Il suo messaggio era differente. Voleva portare agli ebrei sollievo e pentimento. Gesù era a capo di una comunità che voleva reinterpretare radicalmente la fede ebraica. Non c'è alcun dubbio che Gesù credesse che la fede ebraica fosse diventata troppo esclusiva. Era un radicale e, come tutti i radicali, era inviso alla gerarchia. Anche Maria sapeva questo. E sebbene avesse sostenuto Gesù, ci si può anche immaginare una forte preoccupazione di madre. C'è una storia sorprendente. Marco riferisce che ritenevano che Gesù fosse pazzo e che fossero preoccupati per lui. Che gli sta succedendo? Sta forse avendo una crisi della maturità? Maria era talmente preoccupata che decise di affrontare suo figlio. La cosa più sorprendente che accadde è che Gesù quasi la ignorò.
Disse, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la rispettano. Povera Maria, deve essere stata disperata, pubblicamente rifiutata da un figlio sulla via della distruzione. Penso che Maria avesse probabilmente capito che chiunque facesse ciò che Gesù stava facendo era destinato col tempo a mettersi nei guai, perché conosceva la storia. La predicazione di Gesù stava per essere interrotta e le paure di Maria circa suo figlio stavano per concretizzarsi nel più brutale dei modi. La Pasqua ebraica, una festa annuale nella città santa di Gerusalemme che attirava migliaia di pellegrini ebrei. Gerusalemme al tempo era piena di gente accorsa da tutto il mondo romano ed essendo sotto il suo dominio, qualunque cospiratore o qualunque predicatore che arringasse la folla avrebbe rischiato di venire arrestato dai romani e condannato a morte. Anche se la missione di Gesù non era specificamente antiromana, sarebbe comunque stato in pericolo. Non sappiamo esattamente se il movimento di Gesù fosse antiromano o meno, ma in realtà la cosa non aveva molta importanza. Non erano interessati al messaggio quanto alle masse. È improbabile che Maria si attendesse l'accoglienza che fu tributata a suo figlio quando entrò a Gerusalemme. Tra gli incitamenti che la folla rivolgeva a Gesù, uno emergeva sugli altri. La parola Messia deve sicuramente aver attirato l'attenzione delle autorità ebraiche e romane. Fu allora che Maria comprese che suo figlio sarebbe morto. Lei sapeva che chiunque attirasse le folle era segnato. Si trovava su una china pericolosa. Penso che sia Maria che Gesù sapessero che tutto questo gli sarebbe costata la vita. Ma nessuno poteva immaginare quanto in realtà la sua morte sarebbe stata orribile ed umiliante. Gesù non sopravvisse nemmeno una settimana. Il figlio di Maria fu arrestato e frettolosamente condannato a morte. Maria. La lapidazione era troppo rapida per le autorità di Gerusalemme. Al contrario, la crocifissione era lunga, tormentata e ancora più visibile. Nessuna madre vorrebbe ricevere una simile notizia. Durante la Pasqua ebraica, Gerusalemme era meta di moltissime persone. La notizia dell'arresto di Gesù nella notte destò ogni membro della famiglia, ma nessuno si disperò tanto quanto Maria. La storia che tutti conoscono vede Maria sul Golgota ad assistere alla morte di suo figlio. Nonostante il suo immenso dolore, fu un modello di dignità. Probabilmente le due immagini più popolari di Maria, della tradizione cristiana, sono Maria con in braccio Gesù bambino e Maria accanto alla croce. Colpiscono la gente e persistono da secoli. Ma può una madre assistere alla morte del sangue del suo sangue in quel modo così orribile? Per anni Maria ha osservato suo figlio andare verso la distruzione. Per quanto la sua causa fosse nobile, è impossibile non immaginare Maria consumata dall'istinto naturale di ogni madre. Perché non ha voluto ascoltare la sua famiglia? Perché le cose sono andate così? Perché proprio mio figlio? Il Vangelo di Giovanni la descrive ai piedi della croce. Era veramente lì? Una madre avrebbe detto: non riesco ad assistere, non posso sostenere questa esperienza? Ma c'è anche la possibilità che abbia pensato: questo è il momento in cui ha più bisogno di me e voglio che sappia che anch'io sto soffrendo con lui.
Penso che il suo cuore si sia spezzato per il dolore e l'impotenza. Che significa tutto ciò? Che voi crediate che Maria fosse la madre di Dio o semplicemente di un predicatore di nome Gesù, questo è comunque un momento cruciale della storia. I corpi dei criminali erano generalmente lasciati agli avvoltoi, ma tutti e quattro i Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ci dicono che il corpo di Gesù fu portato via per la sepoltura. Per la seconda volta nella sua vita, Maria doveva seppellire il capo della sua famiglia. E stava per verificarsi uno dei misteri più grandi degli ultimi 2000 anni. Tre giorni dopo essere stato deposto nella tomba, il corpo di Gesù scomparve. Si registrarono molti suoi avvistamenti e si diffuse una notizia quasi incredibile: che fosse risorto dalla morte. Ma cosa ne fu di sua madre? All'epoca in cui seppellì suo figlio, doveva almeno avere superato la quarantina, il che è un ottimo risultato, soprattutto per una donna la cui aspettativa di vita, a causa dei parti, era inferiore a quella di un uomo. A differenza di oggi, le donne del tempo vivevano meno degli uomini. Questi erano considerati molto anziani intorno ai 50 anni, mentre le donne intorno ai 40. Nessuno sa quanto visse ancora Maria dopo la morte di suo figlio. Quello che sappiamo è che a questo punto scomparve dalla storia. Ma continuò ad attirare molti miti e leggende. Uno dei più forti e duraturi è che trascorse gli ultimi anni della sua vita nella città di Efeso, nell'attuale Turchia. Qui visse col discepolo Giovanni in questa casa, che è divenuta una meta importante per molti pellegrini cristiani. Si crede che Maria sia stata assunta direttamente al cielo per riunirsi al suo diletto figlio. Questo evento è divenuto noto come Assunzione ed è stato formalmente introdotto tra i dogmi cattolici nel 1950. Ancora una volta si tratta di una questione di fede, ma per molti cristiani Maria è venuta ad assumere quasi la stessa importanza di suo figlio. Può dunque essere altri se non la madre di Dio? Ovviamente questa è la storia della fede, il pensiero della fede, il ragionamento della fede. E quando si parla di fede che non ha una sua logica, non c'è nulla che un uomo possa dire o scoprire in grado di sminuirla. Nel corso di questo documentario abbiamo osservato Maria da due punti di vista. La Maria della tradizione cristiana, la madre di Gesù, del Messia. E la ragazza ebrea del primo secolo, che visse una vita dura in un'epoca tormentata. Due immagini contrastanti, una delle quali è stata riprodotta in molti stili complessi nel corso degli ultimi 2000 anni. Ma com'era veramente, nella vita reale? Ovviamente non potremo mai sapere quale fu il vero aspetto di Maria. Non è mai stata ritrovata la sua tomba, e tantomeno le sue spoglie terrene. Ma sappiamo quale poteva essere l'aspetto di una giovane ragazza ebrea della Palestina del primo secolo. Negli anni sono stati ritrovati molti resti di giovani donne del tempo in quella zona. Questo teschio appartiene proprio a quell'epoca. E tramite una tecnica computerizzata di ricostruzione è possibile ricrearne il viso. Maria Vanesis, dell'Università di Glasgow in Scozia,
è un'esperta di tale innovativa tecnica di ricostruzione. Per prima cosa, Maria esamina il teschio con il laser per creare un modello tridimensionale computerizzato. Il passo successivo è quello di scegliere un volto dal database, che è essenzialmente una tavola con vari volti. Questi 150 volti appartengono a volontari di oggi. Gente di età e di aspetto molto diversi, che Maria utilizza per ricreare i volti antichi. Come vedete, ho scelto il viso che corrisponde al teschio. Stessa razza, stessa età, stesso ovale. Ora, sostanzialmente, si sposta il viso sul teschio, come se fosse una maschera. Mentre i soffici tessuti del viso si fissano al teschio, esso prende nuovamente vita, determinando le caratteristiche individuali di quel volto. Potete vedere che il volto scelto all'inizio è cambiato drasticamente e il viso ora è più sottile, perché è il teschio ad esserlo. Ma questo primo passo ha solo creato una sagoma per la nostra ricostruzione. Vi sono elementi più soggettivi, come la forma del naso, delle labbra, il colore e la forma degli occhi, i capelli. Aspetti molto soggettivi. Quindi, per ottenere l'aspetto finale di Maria, occorre aggiungere gli elementi della sua unicità. È questo l'aspetto che Maria potrebbe aver avuto? Ovviamente questa non è Maria, ma è l'aspetto di una giovane donna vissuta in Palestina in quel periodo. L'abbiamo ricostruita in modo da renderla antropologicamente simile a una persona di quel tempo. Le ho dato una carnagione olivastra, occhi scuri e capelli scuri. Quando il volto di una persona antica viene alla luce, abbiamo un'immagine non di Maria, ma di una donna del suo tempo. Probabilmente è molto diversa dalla figura con la quale siamo cresciuti. Una donna ebrea del primo secolo, non la figura medievale vestita di blu che abbiamo in mente. Una donna che si avvia verso la trentina, già madre di un figlio adolescente. A causa della natura universale di Maria, che appartiene a così tanta gente, è difficile oggi rappresentarci la donna vera dietro la Maria della fede e della teologia. È la storia umana, oltre a quella teologica, che ha attirato i seguaci e ha visto il ruolo di Maria crescere attraverso i secoli. Sotto molti punti di vista, Maria è più facile da comprendere del suo enigmatico figlio. Forse è questa la ragione per la quale in alcune società l'immagine di Maria, o Miriam se preferite, sebbene non altrettanto venerata, è divenuta potente quanto quella di suo figlio Gesù. E ritroviamo due figure di Maria, la donna di fede e un'altra non differente da altri milioni di madri che alleva una famiglia in circostanze difficili. In ogni caso, si tratta di una figura profonda alla base della più diffusa religione del mondo. Io penso che la tradizione cristiana abbia trasformato Maria in una donna straordinaria, quasi divina per natura e stile di vita. Ma lo storico in me ritiene che fosse diversa da tutto ciò. La vera Maria è molto più umile, ha origini molto più normali, una vita più comune. Eppure, nonostante ciò, si tratta di una donna che vive in un periodo difficile, violento, e partorisce quello che sarà uno dei più straordinari esseri umani mai vissuti. Gli sopravvive e, in sostanza, ci fornisce una storia molto più sorprendente sul piano umano che non su quello divino che normalmente le viene associato. Che la vostra Maria sia o meno la madre di Dio, la sua storia è comunque drammatica e profondamente toccante. Ecco perché continuerà ad affascinare e ad attirare l'amore dei fedeli.